che possibile. Allora, buonasera a tutti. Forse sono le 5 adesso, possiamo anche permetterci di essere puntualissimi, visto che siete già in molti e quindi insomma chi arriverà ormai si accomoderà per terra o vediamo dove. Ecco, allora, tra l'altro perché iniziamo subito per sfruttare al meglio il tempo, perché possiamo stare qui fino alle 7, ossia alle 7 è meglio che siamo già cioè, tutti quanti usciti, e abbiamo però un materiale di un'ora e mezza da vedere assieme, questa raccolta di video arte e book. Comunque, adesso sono molto lieto, anche emozionato di presentarvi due studiosi che fanno parte del gruppo curatoriale, del comitato curatoriale che da diversi anni segue una selezione di video d'artista italiani. Esce il video art yearbook annualmente, video art yearbook si intende l'annuario yearbook della videoarte, quindi ogni anno esce questa raccolta di video fatti dopo selezioni, immagino, immagino nell'ultima edizione anch'io sono entrato in questo comitato. Ci sono due posti. E quindi pensate che lavoro che cernite di video d'artiste, e quindi oggi abbiamo qui Alessandra Borgogelli, studiosa che, pensate un po', si è occupata, ne parlavamo adesso, nel 1996 ha avuto questa idea che c'entra in fondo anche con questa mostra, con l'idea dell'immateriale, l'opera che diventa immateriale e si diffonde fuori dai luoghi deputati della galleria. Ossia ha avuto questa idea di diffondere i video d'artista, in fondo una delle opere più esemplari nel suo carattere immateriale, da diffondere e poi infinitamente riproducibile, le ha diffuse tramite la televisione. Ha contattato Marco Giusti di Rai 3, che all'epoca, ancora adesso, però aveva una grande fortuna per Fuori Orario e per Blob, assieme a Enrico Ghezzi, e a Fuori Orario ha mandato video d'artista, quindi una dimensione del video davvero interessantissima, dove davvero diventava opera pubblica e incontrava un pubblico molto più ampio di quello che frequenta i musei. Quindi molti poi sono i lavori di Alessandra Borgogelli, e benissimo che abbiamo anche lei un po' fuori programma oggi a parlarci di questo lavoro video art yearbook. E poi lo conoscete bene tutti, Renato Barilli. Molti di voi hanno studiato i suoi libri. Renato Barilli, che ha una carriera enorme, non solo poi nel campo della storia dell'arte, pensate, lui, lo sappiate, è anche un grande studioso di storia della letteratura. In quest'anno è stato di edito, ad esempio, la sua monografia su Giovanni Pascoli. Quest'anno che è l'anniversario Italia. Va bene, comunque, io insomma ho una grande carriera alle spalle. Nel 70 aveva già fatto una delle prime mostre di video arte in Italia, a Bologna, nel 1970. Aveva incluso. Va bene, mi dicono di tagliare, allora direi passo la parola a Alessandra Borgogelli. No, spiego prima io un momento. Allora, ti pareva. Fai una riflessione di carattere generale. No, saremo molto brevi nella fase introduttiva, perché il materiale, questi 30 video, durano globalmente un'ora e 30, e quindi noi cerchiamo di stare dentro non sforare un quarto d'ora, 20 minuti, in modo che voi possiate vedere tutto il materiale. Quindi io mi prendo un compito tecnico, io vi dico di che cosa si tratta. Questa rassegna Video Art Yearbook, l'annuario della video arte italiana, e ci scusiamo, c'è l'anglomania e quindi anche noi abbiamo peccato, perché potevamo dire benissimo annuario della video arte italiana, invece abbiamo usato l'inglese, come vedrete che molti dei video hanno le didascalie in inglese, questa d'altra parte la lingua globalizzata, diciamo, quindi bisogna rassegnarsi. Noi siamo partiti nel 2006 nell'ambito del Dipartimento Arti Visive, con una squadra di studiosi del Dipartimento, a cui quest'anno ben volentieri abbiamo collegato Guido Bartorelli, e anzi lo ringrazio, perché se vedo questa bella folla vostra lo si deve a lui, al suo insegnamento. Voi più o meno siete tutti suoi allievi e quindi siete stati, diciamo, preparati nel modo giusto dalle sue lezioni. In altri casi invece
abbiamo un pubblico molto minore. Bene, dal 2006 fino all'estate di quest'anno, 2012, quindi sono 7 edizioni. Con che spirito le abbiamo fatte? Naturalmente la videoarte adesso spopola, no? Non c'è biennale, documenta, qualsiasi delle grandi rassegne che non sia costellata di monitor dove si vedono video a tutto spiano, però c'è un grosso inconveniente, la mancanza di tempo. Si è calcolato che per esempio a una qualsiasi delle biennali di Venezia degli ultimi tempi, se uno volesse fermarsi e vedere da A alla Z ciascun video dovrebbe stare dei giorni dentro, ore e ore, no? Dovrebbe bivaccare nelle sale espositive. Ora un visitatore medio non ha tempo, quindi getta un'occhiata distratta al monitor e poi prosegue, e magari nel momento in cui passa il monitor è spento, è guasto, si sta ricaricando, eccetera. Allora noi abbiamo voluto ovviare a questa visione distratta ricorrendo a qualche artificio che magari penalizza certi aspetti della videoarte, perché allora noi ci rivolgiamo ai giovani autori italiani, giovani anche meno giovani, li invitiamo a mandarci video, quindi questo vale anche per voi, se siete autori di video mandateceli pure, poi qui adesso in Guido Bartorelli avete un raccoglitore che fa parte del gruppo. Naturalmente poi li selezioniamo e di anno in anno ne selezioniamo 30, 40, ci sono come il raccolto del vino, ci sono le annate buone e le annate meno buone, ma come minimo sono sempre una trentina di video. C'è anche la possibilità che qualcuno si ripresenti, perché se è uno bravo ha diritto di ricomparire anche l'anno successivo. Quindi fatti i conti, 7 edizioni, una media di 30, qualche volta anche 40, noi abbiamo messo assieme ormai un archivio di quasi 300 video, naturalmente qualità che qualche volta può essere eccellente, qualche volta meno, ma in genere sono selezionati e quindi meritano, quindi è un grosso archivio. Però ecco i limiti, noi chiediamo che ci mandino video brevi, perché visto che ne diamo tanti di fila, non si può pretendere che il pubblico stia mezz'ora a vedere un solo artista, poi delle volte quando il video è lungo diventa anche noioso, insopportabile, diciamocelo pure. Quindi fissiamo un limite, diciamo mandateci video tra i 3 massimo 5 minuti, e se no noi chiediamo di tagliarli e poi li diamo uno di seguito all'altro. Il pubblico, proprio nella situazione in cui vi trovate voi adesso, cioè il pubblico si siede come in una seduta cinematografica e i video scorrono uno dopo l'altro, in modo che ciascuno di essi riceva l'attenzione giusta. Naturalmente questa è una forma che sacrifica certi aspetti, per esempio la video installazione, perché è chiaro che accettiamo solo video monoprogramma, diciamo. Al giorno d'oggi ci sono grandi, per esempio Kentridge, la giapponese Tabaimo, che proiettano sul pavimento, sulle pareti, sul soffitto, fanno delle installazioni totali. Evidentemente questa forma non passa attraverso la nostra cruna del lago, che è molto stretta e, se volete, sacrifica. In un primo momento noi ci preoccupavamo di presentare questo materiale secondo generi, secondo filoni, e per esempio distinguendo il video di carattere sociologico da quello di carattere esistenziale, folclorico, comico e così via. Poi abbiamo capito che i filoni sono troppi. E allora abbiamo deciso di affidarci al caso e di seguire banalmente l'ordine alfabetico. Quindi voi avete, purtroppo non tutti, quel programmino di sala, e vedrete sfilare gli autori da A alla V, stavolta non abbiamo nessuno con la Z, quindi, ma sfilano in ordine alfabetico, perché le possibilità oggi sono tante e da qualche anno se ne è aggiunta una enorme, per cui questo genere, questa videoarte che magari qualche riflessione generale adesso la farà Alessandra Borgogelli, si è articolata adesso in due filoni principali, perché da un lato c'è la videoarte di registrazione del reale, cioè più o meno l'artista o chi per lui con la telecamera afferra una fetta di vita reale, di vita esistenziale, magari con intenti diversi, come esistenziali, comici, tragici, sociologici, folclorici, eccetera.
ma adesso c'è la famiglia enorme del video realizzato con la computer graphic, cioè con la tecnica dei cartoni animati, vicinissimo anche agli spot pubblicitari. D'altra parte molti di questi giovani artisti, come anche voi, suppongo, per guadagnare lavorate nelle agenzie pubblicitarie, quindi non c'è nessun male che la ricerca artistica a un certo momento confluisca nella ricerca pubblicitaria, il tutto per la maggior gloria di questa videoarte, che è veramente totalizzante. In fondo attraverso di essa si realizza il sogno di Wagner. Wagner, già alla metà dell'Ottocento, aveva teorizzato il Wort Ton Drama, ovvero l'opera d'arte totale, in cui c'era la parola, Wort Ton, la musica, drama, cioè la componente spettacolare, teatrale. Bene, nel video c'è tutto questo, perché c'è la forma, c'è tutti i materiali visivi, forma, colore, in movimento, il vecchio sogno di un'arte che si muove, altro che qui avete avuto le mostre eccellenti per il loro tempo dei vostri cinetici, non so, Biasi, eccetera. Adesso le macchinette, i piccoli meccanismi elettromeccanici sono decisamente superati, perché il video dà l'affluenza, dà il movimento, la sequenza temporale ai colori, alle forme che si sviluppano sotto i nostri occhi. Quindi chissà cosa avrebbero detto un Kandinsky, un Klee, un Mondrian se avessero assistito a questa possibilità dell'immagine che si muove, no? Che si fa sotto i nostri occhi. Questo per la componente visiva. Poi c'è la colonna sonora. Quasi sempre oggi i video sono accompagnati da una colonna sonora, che può essere di musica di bruitismo, di rumorismo, proprio a registrazione dei rumori della strada, o invece una qualche colonna sonora fatta per l'occasione, oppure ripresa da musica esterna e così via. E poi ci può essere la componente, può darsi che il video registri gli oggetti, la presenza degli oggetti, o invece può darsi che registri la presenza delle persone con la performance e così via. Quindi come vedete, una possibilità sterminata. Bene, io qui mi fermo e adesso dunque il nostro staff, qui sono presenti i primi tre in ordine alfabetico: Renato Barilli, Alessandra Guido Bartorelli e Alessandra Borgogelli, ma sono assenti altri che seguono, per esempio Silvia Grandi, Paolo Granata, Fabiola Naldi, e mi sembra che li ho ricordati tutti. Siamo numerosi, ma non troppo, e ci dividiamo i compiti. Un vantaggio della videoarte è che viaggia benissimo, basta andare in giro col dischetto, avere un computer e un PowerPoint e si va dappertutto. Per esempio la porteremo il 5 dicembre, saremo al Pecci, il 22 gennaio saremo al Museo del Novecento di Milano, e poi andremo anche all'Accademia di Brera e così via, perché qui siamo già venuti qualche anno fa, sempre grazie a Guido Bartorelli, in un cinema, e avevamo addirittura 100 presenze, proprio perché era un cinema, quindi c'era un pubblico abituato allo spettacolo. Bene, io qui mi fermo e adesso qualche riflessione di carattere generale del numero 3 nell'ordine alfabetico, non nell'ordine, Alessandra Borgogelli, dopodiché passiamo direttamente alla visione. Però noi non stiamo zitti, perché io dico sempre, non siamo in chiesa, questo non è un luogo consacrato, non c'è scritto silenzio, no, e quindi soprattutto Guido, che ha il compito anche di cucire quello che si vede con quello che vi dice a lezione e anche magari con quello che è qui in mostra, quindi lui interverrà sulle immagini, anch'io, e se vuole anche Sandra Borgogelli, che è più purista e quindi non ama molto questi interventi, noi diremo la nostra, faremo un commento discreto alle immagini che scorrono, e anche voi siete invitati, se volete, a alzare la mano per dire la vostra opinione. Io scherzosamente dico che mi piacerebbe darvi una paletta e votare, sarebbe molto divertente votare su ogni video per vedere che grado di consenso dà il pubblico, perché naturalmente le reazioni possono essere varie, a qualcuno piace, a qualche altro no, eccetera, perché il prodotto al giorno d'oggi è estremamente diversificato, quindi davanti a certe cose magari voi avete una reazione di rigetto, altri vi piacciono da matti, ma de gustibus non est disputandum, dice quel vecchio proverbio. Bene, adesso se tu vuoi fare qualche riflessione. Mi è data facoltà? Certo, allora, ti è data facoltà, come si dice in Senato, il Presidente del Senato dice...